Cambia il tuo stile di vita, materiale e di ascolto. Ora è il momento del Talk Radio Show. In studio Maurizio DJ. E capisco che oggi abbiamo tre registi, c'è Cocco, Peppino lo spazzacamino e la Stefania. Ecco, è arrivato, scusate, anche un messaggio di Montebaldo. In questo momento, va bene, ti rispondo, caro studio 5X di Letteralmente Radio Network, più tardi. Ora non è possibile perché c'è un compleanno in corso, lo so, oggi va tutto così di corsa. Ci colleghiamo, speriamo che siamo fortunati. Sì, perché è una sorpresa qui, Candy Camera, lui non lo sa, Lui non sa che lo stiamo chiamando. Oh, che bello, che meraviglia, signori. Alle 15, 50 minuti primi, 57 secondi e 23 decimi. Signori, oggi è lunedì 7 settembre 2020. Ho la fortuna di avere lui, Siamo in diretta mondiale. Pronto? Vuoi parlare con Renato? Se riusciamo, sì, Ok. Comunque può salutare anche lei in tutto il mondo, ci stanno ascoltando, Va bene. Un attimo. Sì, prego. Allora, vediamo se le nostre forze dell'etere possono pronunciare la parola simsalabim. No. Se riusciamo, sì, è lui, Renatone. Ma quanti anni hai? Ma oggi diventi vecchio. Io invece ti faccio una sorpresa. Dovevamo farlo un'ora e mezza fa. Finalmente, dopo tante telefonate, siamo riusciti. Non riagganciare, se no telefono a Guglielmo Marconi di farlo ritornare al mondo, visto che lui ha inventato la radio. Un secondo, rimani in linea. Rimani in linea, carissimo. Oh, che meraviglia, questo è il bello della diretta, signori. Alle 15:52 minuti primi solo Maurizio DJ riesce a fare questo, veramente, probabilmente sono un genio, Eccoci qua, cara. Bene, dovremmo esserci in linea. Dai, su. Dovremmo esserci tutti e due. Pronto. Buongiorno Tabarroni. Buongiorno, chi è? Io sono Laura Monti, ma non ci conosciamo di persona, forse ci siamo incrociati un paio di volte. Niente, come va? Trasmettete da dove intanto? Allora, noi siamo dallo studio. Sì, dallo studio Rete Ferrara ci sono io, Maurizio DJ, eccetera, sì. Il presidente del brand. Lei invece è a Gatteo Mare, Ascolta. È Gatteo. Per la settimana del liscio sto andando al bagno massimo, dove teoricamente c'è tutta la vitteria, infatti no, ci sono andato tante volte, io ci verrò questa settimana qua. Allora dai, ci vediamo, che così vi presento. Infatti arriverò questa settimana, perché faccio stasera che finisco la settimana con il concerto che ho qui a Bologna. Dove faccio il compleanno, dove faccio la carriera, eccetera, eccetera. Poi dopo sto fermo due giorni, martedì e mercoledì, e quindi in quei due giorni lì un salto a Gatteo lo faccio, ok? Tanto va bene, io non sono fra i VIP ma tu mi conosci, sarà... no? Ti presenti, ma sì, ti salutiamo, Comunque, insomma, dai. Allora, io oggi ho una bella notizia che la devo dire. Dimmi. Mi hanno chiamato quelli dell'enciclopedia che tengono schedati, praticamente, che tengono i nominati, che onorano le persone che sono stati dei beat negli anni 60-70. Sì. E mi hanno detto che inseriranno anche mio padre. E a me fa immensamente piacere, perché mi hanno chiesto proprio praticamente di fare l'articolino. Che meraviglia, è un'esclusiva. Piacere. Beh, gli anni 60 è partita lì la mia storia, nel 65. Era il 2 giugno 65, io sono partito quel giorno lì. Mio papà è partito negli anni 50, amici, mio papà. Allora posso scrivere. Come si chiamava tuo padre? Mio padre era il tastierista di Carlo IB5, poi ha avuto i falchi, ma giravano intorno al lago, sul Bresciano, sul
Fiumeciano, capito, in Lombardia, sì. non venivano giù. Erano comunque un gruppo che accompagnava anche le tappe del Cantagiro, che faceva le serate con tipo Bauer. Certo. No, ma bello, sono bei ricordi, sai. Anch'io ho avuto un gruppo negli anni d'oro con Ricky Portera, con Cureri, Gaetano, adesso dietro il stadio. Eravamo in gruppo insieme. No. Poi dopo andavo a magari loro sono già inseriti, magari loro. Invece mio papà praticamente mi ha detto che non... sono risaliti tramite il cantante, insomma, tramite me, tramite il cantante. A me fa immensamente piacere. Ah, bene, bene, mi fa piacere anche a me. Comunque, bene, mi fa piacere di essere stato contattato dalla vostra emittente. Adesso, insomma, sì. Intanto cerchiamo di fare questa grande giornata di gloria, chiamiamola così, perché... Certo. 55 anni di carriera è una gloria, ho sempre avuto fortuna, anche perché devo dire le cose, io sono stato anche fortunato, perché anche se comunque nella mia carriera io ho sempre cercato di inventare delle cose, quindi ero sempre a rischio in continuazione, poi alcune cose sono andate buon segno e via, adesso sono ancora qua, un gruppo che faccio musica dal vivo, facciamo concerti, facciamo queste cose qua, intanto ci passano altri 30 anni di carriera e poi basta, Sì, io ho seguito qualche tua diretta comunque, eri con Fulvio Bertolini che facevi le dirette. Fulvio Bertolini, sì, faccio parecchie cose con lui, infatti. Anche perché è tanti anni che ci conosciamo e poi alla domenica fa un programma bellissimo, faceva le zeppe, l'intendio esatto, il beer park, per Uri Aip, cioè i gruppi, la musica che suonavo io. Sì, anche perché hanno chiesto di farti tanti auguri. Sì, esattamente, auguri te lo stavo per dire. Vedi il caso che non esiste? Abbiamo il nostro effetto arcobaleno, la trasmissione si chiama Palcoscenico di Laura Monti, e lei vorrebbe cantarti così per omaggiarti il tuo compleanno con la canzone Tanti auguri. Mi sto emozionando anch'io, cioè alle 15:57, 33 secondi, 26 decimi, Maurizio DJ si sta emozionando, lunedì 7 settembre 2020, siete in tutte le piattaforme. Ok, bene. Grazie tante comunque, grazie tante, grazie. Allora tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Renato, tanti auguri a te. Ah, voce meravigliosa, brava, complimenti. Brava. Ti batterai la mano, mi mando il telefono, non ce la faccio. Vabbè, questo è il bello delle dirette. Tanto, dai. Ecco, non mettiamo gli applausi elettronici perché tu sei spontaneo, agricolo, campestre, rurale. È così che Tabaroni è nato come personaggio, Laura? Sì. Renato, no, ma anch'io ci metto anch'io. Viva la campagna, viva gli agricoltori, contadini, che sono il nostro nettare. Se non ci sono loro, infatti, che noi... Io, i miei genitori erano contadini, Ah, sì? Vedi? Ho sempre vissuto in campagna. Io ho cominciato a suonare pian piano, così, che i miei genitori non volevano, volevano che lavorassi nei campi. Però facevo uno e là, inizialmente facevo uno e l'altro, poi un bel momento basta, vado solo a suonare, basta, vado solo a cantare, suonare, basta. Scusa Tabarra, qualche news radiofonica, televisiva per la stagione settembre, autunno-inverno, 2020-2021, hai qualcosa? C'è già qualcuno che si è fatto avanti? Qualche editore? Per fare cosa? Dici? Trasmissioni radiofoniche, televisive? Ma sì, televisione faccio sempre qualcosa con Fulvio Bertolini oppure con... Con Telereggio? Sì, Telereggio Radio Italia anni 60. Radio Italia anni 60, che ricordiamo è su LCN. Esatto. Sì, in Emilia Romagna. Faccio qualcosa anche sul 19 TV qui con Maurizio Rizzi. Sì, una TV di Modena che c'è un avvocato, editore, ho capito. Poi? Esatto, bravo, faccio lì.
Poi? Poi il 92 che è? Ah beh, One TV, Emilia con Sonia, Sonia Montorsi. Sì, esatto. Sì, che dal 21, attenzione, lo diciamo in anteprima, dal 21 sì. settembre 2020 riprendono tutte le trasmissioni in diretta, tra cui anche il Buongiorno di Sonia, il contenitore nuovo. Sì, io faccio un programma di venerdì, mi pare che sia... che mi ritorna in mente il nome del mio gruppo. Ah sì, veramente? Che bello! Vedi? Mi ritorna in mente che è il nome del mio gruppo, io faccio un programma della musica anni 60 e 70, quello che è successo, racconto la storia, racconto... ma non perché l'ho letta su YouTube, perché la so, perché l'ho vissuta, hai capito? Uh-huh. Quindi interessante, bello! Esatto, hai capito? La mia amicizia con Augusto, che è durata fino all'ultimo giorno della sua vita, Augusto dei Nomadi, uh-huh. E quindi per noi è per l'avversario, poi da lì è l'Equipe 84, perché Modena è stata la patria del beat. Modena è stata la patria del beat, sono nati tutti i gruppi, i grandi artisti d'Italia sono nati qua. Adesso addirittura abbiamo Vasco che è il numero uno. Ma sì, cioè, ma sì, l'Emilia è sempre stata la patria della musica, dai, ma di tutto. Cioè, noi abbiamo tutto quello che succede, e alla fine guardi tutto quello che è successo qua, Equipe 84, Nomadi, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Lazzanicchi, Lorietta Berti, poi chi c'è ancora, Neck, poi dopo il Pierangelo Bertoli, la te ne tiro fuori delle tonnellate, Paolo Mengoli. Io sono stata ad esempio, sono stata a Sanremo con Paolo Mengoli nel 92. Ecco, vedi, allora niente, per dire, qua c'è proprio la patria, ma sì, qua, allora negli anni 60... una chitarra, tre accordi e cominciavi a suonare. Hai capito? Cioè, non è come adesso che per andare a suonare ti vuole l'agibilità, ti vuole il permesso anche del padre. È diventato impossibile. È impossibile. Allora, solo che fosse capace, dentro il locale, via, tre accordi, cantavi la canzone. Ascolta, io vi interrompo perché purtroppo dobbiamo andare alla linea alla rete mondiale. Per me, voi potreste fare, visto che decido io, un format, la storia delle canzoni, visto che siete tutti e due dei treni accelerati, avete una macro conoscenza. Se volete, mi scrivete, mi telefonate e ci mettiamo d'accordo, insieme siete una roccia. Ho ricevuto 1896 contatti registrati alle 16.01 e 40 secondi. Io però vi devo salutare che è tardissimo, sono le 16.02. Ma anche più forte Tabarroni, scusa Maurizio, mica per me se hai avuto i 1680. Non lo so, perché devo fare un controllo, un asset. Signori, l'importante è che ci siano stati, poi di chi lo so. Allora hanno contattato e va bene, vuol dire che erano interessati a questa cosa qua. Abbiamo un minuto e 46 secondi, salutate, è tardissimo, ci tagliano. Allora parto io a salutare, io saluto tutti quanti, auguro a tutti tanta salute. Ascoltate musica. Perché questo viva la musica, Renato, viva la musica sempre. La musica è vita, la musica è anima, anche nei luoghi di lavoro, se non c'è la musica, Salutate tardissimo. Ciao a tutti. Bene, ringraziamo Laura Monti, in particolare auguri di buon compleanno a lui, a Renato Tabarroni, seguitelo, e io vi do un forte abbraccio, è tardissimo, potete riagganciare, grazie alla regia Cocco, e ovviamente riagganciate pure, ragazzi. Ciao, grazie mille. Bene, dobbiamo salutare, purtroppo siamo in rosso, lo so, regia, dobbiamo chiudere. 16.03, 57 secondi, 41 decimi, lunedì 7 settembre 2020, per coloro che ci ascoltano in diretta, buon pomeriggio, è tempo ora di una bella spremuta. Maurizio DJ, vi ricordo per la vostra pubblicità, maurizioproduzione@gmail.com. Grazie e alla prossima, ciao a tutti, vi lascio con Guglielmo Marconi, ciao. La gallina razzola il terreno. Guglielmo Marconi è inventore della radio e noi di Letteralmente Radio Yoga Network siamo il nettare dell'etere in streaming, audio podcast 365 giorni su 365 day. Canalizzatevi